visto che oggi è 6 di aprile ed è una giornata particolare per questa zona, insomma, è veramente l'anniversario della Benedicta. Allora abbiamo scelto di leggere come brano finale proprio una parte che è relativa alla Benedicta. E siamo, per darvi un pochino i riferimenti, siamo dopo la cattura di questi ragazzi, e furono ammassati dentro una cappelletta che faceva ancora parte del complesso della Benedicta. E poi, quando la Benedicta venne fatta saltare, diciamo, si perse la traccia anche di questa cappelletta, però furono rinchiusi lì. Tra i personaggi catturati c'è Giacomo Leone, che è stato catturato insieme alla sua cagnetta, un cane da tartufi, che lui ha addestrato insieme al suo bisnonno, che si chiama Primo, che è un trifulao ed è anche un maestro della banda. Vi do queste indicazioni per consentirvi di seguire meglio, insomma. È venerdì santo da qualche ora. Nella cappella dei rossi qualcuno attacca il rosario. Hanno fame, sete, voglia di pisciare. La litania sveglia i pochi che sono riusciti a prendere sonno seduti contro il muro o il compagno. A giorno fatto la porta si spalanca inondando di luce i prigionieri. Il tanfo deve essere nauseabondo perché l'ufficiale tedesco si ritrae portando il guanto al volto. Poi ne conta 8 tra i più robusti. Vengono spinti fuori e il portone si richiude. Passa un'ora. Una scarica di mitragliatrice, poi 2 colpi di pistola, poi più nulla. Alle 10 in punto il portone viene di nuovo spalancato. Un cordolo di soldati tedeschi armati delimita ai due lati il varco che scende a valle verso un ruscello. L'ufficiale questa volta ne conta 5. Sulla soglia urla un ordine che i 5 non capiscono. L'ufficiale sfila la pistola dalla fondina e col calcio colpisce alla nuca il ragazzo più vicino, che s'accascia. 2 soldati tedeschi provvedono a legargli le mani dietro la schiena col fil di ferro. Poi lo sollevano e lo tengono ritto in piedi fino a quando non è in grado di reggersi. Gli altri 4 ragazzi vengono legati allo stesso modo. Un uomo in borghese appunta i loro nomi su un registro, un soldato li perquisisce e deposita in una cassetta portafogli, fotografie, lettere, biglietti, medagliette della Madonna. L'ufficiale urla ancora e i 5 capiscono che devono marciare allineati. In mezzo al corridoio di soldati svoltano in basso avviandosi al ruscello. Il portone si chiude alle loro spalle. L'ufficiale tiene d'occhio il cronometro. Alla scarica di mitragliatrice lo blocca. Si consulta con un sottufficiale e stabilisce che i ribelli usciranno a gruppi di 5 ogni 20 minuti esatti. Si va avanti così per 3 ore, quando vengono nuovamente prelevati altri 8 ragazzi robusti. Per un'ora il portone rimane chiuso. Poi, alle 3 del pomeriggio, tocca a Giacomo Leone. Dopo tanto tempo nell'oscurità, fatica ad abituarsi alla luce bianca del pomeriggio. Il sole è basso sull'orizzonte. I tronchi nudi dei castagni scricchiolano al vento del nord. Quassù l'inverno muore lentamente. Il fil di ferro sega i polsi. Lo stimolo a urinare, prima fortissimo, è scomparso. La cagnetta gli trotterella al fianco. Strano non l'abbiano già uccisa, pensa Giacomo. I soldati tedeschi sono a un passo, voltato l'angolo, lontani dall'ufficiale, hanno smesso l'attenti, chiacchierano tra loro, fanno cenni alla cagnetta. 2 di loro sul ciglio danno le spalle al gruppo, arriva odore di fumo e Giacomo Leone sente il desiderio fortissimo di un tiro, lui che non ha mai cominciato. Cammina e continua a fissare i 2 punti rossi di braccia, rischia di inciampare, tant'è preso. Gli è tornato in mente il bisnonno Primo, lo vorrebbe al suo fianco. Non questo compagno che non conosce e non smette di piangere, non quell'altro che tiene il passo come fosse in piazza d'armi. Solo Primo. Neanche il padre, la madre, la sorella. Fossero qui a guardarlo, non sarebbe impossibile lasciarsi andare alla morte. Primo e basta. Giacomino, vieni qui! Il punto rosso di brace nella notte gelata di stelle, il segreto di una radice, il mistero di un salice.
la mano sporca di terra, la carta da musica, la tromba, l'organetto. A bocca chiusa Giacomo intona l'Internazionale. I tedeschi lasciano correre, mancano pochi passi al termine. Primo Leone si allontanerebbe con la cagnetta adesso, in questo momento, prima che la marcia sia finita. La cagnetta non seguirebbe nessun altro. È spaventata. Giacomo se ne accorge da come gli si addossa alla caviglia e gli intralcia il passo. Bella, bella la mia cagnetta, che non dà una voce se non per amore. Certo ha sentito i cadaveri. La prima fossa non è ben coperta. Spunta una mano, l'indice puntato verso Nostro Signore. Il ruscello non ha più acqua, solo sangue. Tranquilla. Quelle dietro la mitraglia sono divise italiane. Nella luce bassa gli sembrano elegantissime. Perfette per un'occasione solenne. Non per questo fango. Mentre un bersagliere gli indica il punto esatto dove sistemarsi, Giacomo abbassa il mento a sentire il fazzoletto rosso sul collo. Il terreno è molle, zuppo. Immagina che dopo la cagnetta sciolga il fazzoletto e lo riporti a Cascina Leone. È ancora intero, nonno. Poi non sente più niente. Come forse sapete, non fu consentito di esumare subito i corpi e i nazifascisti consentirono solo alle donne di salire nei giorni immediatamente successivi alla strage. E qui a salire sono Anita, che è una zia, e la madre di Giacomo Leone, che si chiama Rita. Anita e Rita arrivano ai piedi del Monte Tobio la mattina del 9 aprile, domenica di Pasqua. Salgono verso Cascina Benedicta con altre donne partite dai paesi vicini. Una indossa il velo nero, una piange, un'altra intona un canto con voce sottile. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi. Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Il rumore delle fosse arriva prima dell'odore. Centinaia di mosconi s'azzuffano sui resti. Due contadini con un fazzoletto sul volto stanno svuotando la prima fossa. I cadaveri sono allineati poco distante, le donne passano il cotone imbevuto nel disinfettante sui volti e sulle mani, poi ricompongono i corpi. Una ragazza gira con la bottiglia dell'alcol, versandolo a chi ne ha bisogno. Una ragazzina cerca di ordinare scarpe scompagnate, berretti, braccia, piedi. Le sponde del ruscello sono rosse per metri e metri, la donna dalla voce sottile non smette di cantare. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Si capisce subito quando nel lezzo e nella confusione una donna riconosce un figlio. Tutto si ferma per qualche secondo. Il ronzare delle mosche crepita come un falò. Rita siede su un masso, fissa il ruscello, non dà una lacrima, immobile. Qualcuno scende da Cascina Benedicta portando a braccia travi annerite dal fumo e parti dell'impiantito. I pezzi di legno, che erano tavoli, sedie e solette, vengono appoggiati delicatamente sui corpi già ripuliti. Bare improvvisate. Anita toglie il fazzoletto che porta in capo, lo straccia e ne ricava due pezzuole. Inzuppa la prima nell'alcol e si inginocchia accanto a un ragazzo e lo ripulisce. Poi un altro, fino a contarne cinque. Poi si alza, raggiunge il ruscello, sciacqua la pezzuola nell'acqua torbida, cerca la ragazza con l'alcol e ricomincia. Giacomo Leone nella seconda fossa. La raffica gli ha devastato la fronte. Anita riconosce il fazzoletto.
Ora si alza, raggiunge Rita, la prende sotto braccio e l'accompagna dal figlio. Si inginocchiano ai lati, una a destra e l'altra a sinistra. Anita le porge la seconda pezzuola pulita. Tenendo la mano nella sua, la guida sul volto di Giacomo, sulle guance, sul collo, poi si ritrae e la lascia sola con lui. In piedi comincia a piangere silenziosamente, gli occhi chiusi. Quando li riapre, vede Rita riversa sulle ginocchia e la cagnetta accanto a lei, il pelo nerissimo, incrostato di sangue rappreso, che si strofina sulla spalla del padroncino. Si china a carezzare la cagnetta sul muso, scioglie il nodo del fazzoletto rosso, lo infila in tasca, poi aiuta Rita a rialzarsi.